Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Con oggi voglio iniziare una serie di video dedicati al paesaggio. Infatti, ho realizzato per voi questi dipinti, in particolare, appunto, come potete vedere, sono dei cieli. Questi sono i primi due e poi ho realizzato anche questi altri due. Realizzerò un video per ogni esempio, per evitare di realizzare appunto dei video eccessivamente lunghi. Allora, è doveroso però citare la fonte a cui mi sono ispirata. Io insegno pittura già da tanti anni e tra le diverse tecniche vi è anche l'acquarello, appunto. E per insegnare mi sono sempre avvalsa di diversi testi. Vi presento quindi questo bellissimo manuale che appunto ho usato per realizzare questi tutorial. Sinceramente non so ancora se sia attualmente in commercio, facevo fatica a trovarlo già qualche anno fa. Comunque, se vi interessa acquistarlo, farò una ricerca ed eventualmente ve lo comunicherò. Come potete vedere, è un piccolo manuale tascabile dedicato ai paesaggi ed è organizzato in diverse schede, ognuna con un tema ben preciso, cioè abbiamo i campi, i fiori, il cielo, gli alberi. Vedete, la qualità dei dipinti è davvero molto, molto alta, mi piacciono molto. E ho intenzione appunto di realizzarne qualcuno, non li realizzerò tutti, perché vabbè, vorrei anche concentrarmi su altro, però vedete, ecco, sono molto, molto interessanti. Ecco, questo è quello di oggi, vedete, c'è proprio una sorta di sintesi sul procedimento, poi diviso in tre, diciamo in tre parti, come potete vedere ogni scheda è divisa in tre step e in ogni step corrisponde a una descrizione. Poi ci sono anche i colori, ecco, vedete che dovete utilizzare. In questo caso appunto abbiamo il rosso inglese, e il terra di siena naturale e il blu oltremare. Allora, l'autrice si chiama Adeline Fletcher e l'editore, non so se ve l'avevo già detto, è Il Castello. Io ho diversi libri di questa casa editrice e mi piacciono tantissimo, li trovo tutti quanti molto interessanti. Non mi piacciono tutti i manuali che ci sono in commercio, sinceramente alcuni non li trovo belli come fattura, come dipinti, però invece a questa casa editrice devo dire che non mi ha mai delusa. Ecco quindi il primo paesaggio che, come vi dicevo prima, si tratta di un cielo tipico della tarda mattina. Io vedo spesso questo genere di nuvole e le trovo fantastiche. Possono essere usate per svariati paesaggi. Ho usato una carta Fabriano 50% cotone per farvi capire che anche con una carta economica è possibile ottenere dei buoni risultati. Benissimo, ecco, questo appunto è l'esempio, la scheda, e ora non mi resta che augurarvi una buona visione e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale per rimanere aggiornati sui contenuti. Allora ragazzi, in primis dovete appunto disegnare con un tratto abbastanza leggero le nuvole e come potete vedere queste nuvole le sto realizzando abbastanza arrotondate in alto e nella parte invece inferiore sono come tagliate. E poi man mano che si va verso la linea dell'orizzonte che sta nel bordo inferiore del foglio andiamo a realizzare sempre più piccolo. Ecco, questa l'avevo disegnata troppo grande, quindi l'ho corretta. Quindi cercate di dare la sensazione appunto della prospettiva anche già col disegno. Poi schiarite con l'uso della gomma pane le linee perché è meglio evitare appunto una linea troppo scura mentre si dipinge all'acquarello. Allora, il primo passaggio che dovete fare è quello più importante, ragazzi, mi raccomando, dovete bagnare con acqua pulita tutto attorno al contorno delle nuvole, quindi potete anche inclinare il vostro foglio per vedere ovviamente dove state inserendo l'acqua. Ecco, io l'ho usata trasparente, però vi do un consiglio, potete anche mettere un
pochino di celeste, proprio pochissimo, in modo tale da vedere dove state dipingendo e per non tralasciare nessun particolare. Dovete appunto fare abbastanza in fretta e qua non si vede perché ho tagliato, però io ho passato ben 3 mani di acqua pulita sopra il mio foglio in modo tale da darmi la possibilità di poter operare bagnato su bagnato per più tempo. Ecco qua. Dopo che ho bagnato in questo modo il foglio, prendo il blu oltremare e lo faccio praticamente sgocciolare quasi sopra le parti che ho bagnato precedentemente e lui naturalmente andrà a insinuarsi anche nelle parti più piccole, diciamo quelle più negli angoli più piccoli, quelle attorno alle nuvole. Vedete, soprattutto questo blu oltremare nella parte superiore del dipinto deve essere un po' più scuro. Qua io sto inserendo il colore appunto proprio nelle parti più piccole, negli angolini e in tutte le nuvole. Ecco qui nella parte inferiore vado un po' più chiara proprio per dare la sensazione della prospettiva aerea. Questo passaggio, quando è ancora tutto bagnato, prendete dell'acqua pulita e la vedete come sto facendo? La sto inserendo in dei punti proprio per evitare delle nuvole, proprio per evitare che ci sia un taglio troppo netto. Quindi sto sfumando i bordi delle nuvole. Quindi metto un po' d'acqua e poi la tolgo e sfumo con un pennello, ovviamente semiasciutto. Mi posso aiutare anche con il mio straccetto, vedete? Questo per rendere le nuvole un po' più realistiche e meno in contrasto rispetto al cielo, più soffici, insomma. Questo effetto è molto bello, devo dire, mi piace molto. Lo faccio anche nella parte inferiore, appunto, delle nuvole. Poi cerco comunque di eliminare in parte il blu che si è accumulato all'interno, ovviamente mentre ho lavato, diciamo mentre ho sfumato, scusate, il bordo. Poi prendo un pochettino di terra di siena naturale proprio molto molto chiara e riempio parte delle nuvole, quasi del tutto, lascio qualcosa, qualche puntino proprio bianco. Lo faccio in tutte le nuvole, ecco qua. Poi, mentre sono ancora umide le nuvole, realizzo un grigio miscelando il rosso inglese col blu oltremare e lo metto nella base delle nuvole, in questo modo, per creare proprio una specie di ombra, ok? Aggiungo poi un altro po' di blu in questa miscela e faccio dei piccoli tocchi di azzurro, un po' per raffreddare appunto la miscela. E per intensificare l'ombra. A definire le nuvole con un pennello pulito, semiasciutto, vedete, creo delle lumeggiature. E spargo bene quest'ombra nelle nuvole, cercando di sfumare, appunto.
Ora la mia miscela appunto di grigio, ricordo una miscela di blu, oltremare, rosso inglese, aumento un po' più l'azzurro e creo ancora delle ombre fredde. Ecco, questo è il lavoro finito. Spero di esservi stata utile con questo tutorial e vi aspetto al prossimo cielo. A presto, ciao!